Io sapevo già cucinare prima, sono vegano, mi raccomando, perché sono contro ogni tipo di carne. E nello spettacolo mi chiamo Leda, veganissima, veganissima, proprio anche come rimedi, niente medicine, solo rimedi naturali, infatti loro mi odiano per questo. Somministro qualsiasi cosa a tutte e tre e non funziona ovviamente, anzi a volte ad effetto contrario. Ho aperto un ristorante non perché fossi bravissima a cucinare, tra parentesi, nella vita lo sono e come, chiudo la parentesi, no, nel senso mi diverto molto a cucinare, ma Leda non ama cucinare perché le piace cucinare. Ama cucinare, ha imparato ad amare a cucinare perché ne serve proprio per completare il suo percorso di vita. Detto ciò, passo alla Pierroncella, perché così sei del sud proprio te. Allora, intanto io devo dire che ho fatto grandissima difficoltà a recitare il napoletano. No, il regista mi ha chiesto questo sforzo immane. No, detto questo, ragazze, non me ne vogliate, ma io sono la più brava, ai fornelli realmente. Il regista mi ha voluta proprio, infatti sono la chef. La capessa, che le mazzolo, le metto in riga, ma vero, sono terribile perché aspiro e ambisco alla stella Michelin, dove cercherei, ma non riesco, anche una nouvelle cuisine, una cosa un po' più raffinata, ma poi qua abbiamo una pugliese, una romanza, loro ci porteranno in una cucina un po' più, diciamo, terra terra, voi abbassate il livello, voi abbassate il livello. Chiaramente in questa cucina, al di là del fatto che cuciniamo realmente, devo dire questa idea geniale che ha avuto il nostro regista, perché io non ho mai visto pièce teatrali dove ci sono delle cucine proprio, cioè noi abbiamo cucine, pentole, tutto assolutamente professionale. La cosa bella, interessante per la nostra scrittrice è l'umanità di queste quattro donne. Chiaramente si parlerà molto d'amore, la figura maschile ne esce un po' mazzolata, mentre esce fuori, chissà come mai, ridete a questa cosa che... la solidarietà femminile invece è fortissima. Passo il microfono. Grazie. Ciao, sono Ida Cianfrone, ho iniziato quest'anno a disintossicarmi, nel senso che ho iniziato ad imparare con loro a cucinare, non è vero, io so cucinare anche, però ovviamente siccome facciamo parte di un ristorante raffinato, ci sono dei piatti che invento anche nella commedia e non fate quelle facce, perché non l'hai inventato tu, scusa. Ho inventato lo scrigno della penisola italiana alle belle donne. Ma diciamo com'è, io volevo una nouvelle cuisine, spiega il tuo piatto. Ecco, e non sarei, questa è la cuisine romano-lombarda napoletana pugliese, non sarà novembre ma con lo stesso, giusto per riprendere una citazione dalla commedia. No, si ride moltissimo. Che c'è? Ah, no, si ride moltissimo e devo dire che mi diverte molto recitare in barese, perché mi scambiano addirittura per milanese certe volte, invece... Ma sei pronto? No, però mi piace moltissimo avere questa inflessione, insomma, pugliese nella commedia, è la cosa che mi ha divertito molto, quindi ringrazio Massimo per aver avuto questa genialata di portare la pugliesità, si può dire, sulla scena. E come anche tu immagino, giusto Samuela? Lei era giapponese, ti dico. Allora adesso devo spiegare perché il regista dice che io ero giapponese, perché quando abbiamo fatto la prima lettura io dovevo essere romana, più che romana io dovevo e poi sono diventata una coatta, cioè Dada, che il mio personaggio è proprio una coatta, quindi oltre proprio, lui mi prende in giro e io ci ho dovuto veramente lavorare molto. Perché è troppo raffinata, io sono siciliano romana, e dicevo, ma è tutta la vita che combatto per togliermi il romano, no? Io mi ricordo mia madre da piccola, non troncare, parli romano, parla bene, io alla fine ho imparato a parlare bene, poi mi propongono di fare la quarta romana e ho dovuto imparare di nuovo il dialetto romano, quindi io sono data quarta romana, che tra l'altro solidarietà femminile infatti viene
viene coinvolta, diciamo, in questo ristorante, sono credo l'ultima arrivata, perché non mi volevano proprio tutte, perché dicono che sono sconfusionata, perché penso un po' troppo alla famiglia, per cui anch'io mi sono messa in questa sfida perché... Hai 5 figli, scusa. Lo so, io ho 5 figli, entro in scena con l'ovetta, con l'ultima arrivata, la più piccola, che mi porto quindi sul... nel ristorante, quindi sul posto di lavoro, come tante mamme, direi le fortunate e disperate, fortunate perché possono portarlo in ambiente dove lavorano, sfortunate perché non hanno alternative, io me la porto, solo che poi si scoprirà che è l'ultima di 5 figli, che io porto tutta la prole e la parola. Però come si chiamano i figli? Lui possiamo dirlo. Allora dillo. Io entro con Kimberly, poi ci sono gli altri. No, Jessica, non ci sono. Justin, Jason, Kevin e Mariah. Mamma mia, ho avuto anche difficoltà a imparare i nomi, pure se si fossero chiamati così. E quindi insomma il problema, diciamo che la grande difficoltà fra noi, perché loro giustamente vogliono lavorare, vogliono stare nella cucina come si deve stare, io invece devo sempre pensare ai ragazzini, i ragazzini che fanno casino in sala, i ragazzini che compro qualcosa, Kimberly che piange, Kimberly che vuole il latte, e io vado avanti. Possiamo dire che c'è un numero succulentissimo che cambia il palo, viene giù proprio il piatto, nel senso che proprio viene giù. Diciamolo, questo si può accennare perché abbiamo provato giorni e giorni. La cianfrone. Le cose che vanno molto di moda. Ah, c'è il burlesque che va molto di moda e l'abbiamo praticamente ammazzato. Ma nel senso che... L'avete presente Dita con Disney? Ecco, niente. Assolutamente comico, un burlesque comico, però devo dire che è fatto da questa veramente bellissima, bravissima. Mica solo da me, c'è cioè, sì, però la protagonista.